In questo video, ragazzi, mangerò per 24 ore solo cibo da My Hero Academia. Cibo che prepareremo insieme iniziando proprio dalla colazione. Posto che ognuno fa colazione come gli pare e piace anche in Giappone, ragazzi, ecco che però la colazione tradizionale giapponese nasce salata e consiste in varie portate come riso bianco, pesce grigliato e natto. Se non sapete cos'è il natto, lasciate stare, è disgustoso. Vabbè, ad alcuni piace, sono fagioli di soia fermentati. E quindi anche noi oggi faremo una bella ricetta salata. Avrei potuto scegliere, ecco, magari di fare qualche ricetta dolce come i mochi di Uraraka oppure i taiyaki di Gran Torino, ma ragazzi, quelli principalmente si vendono nelle pasticcerie, nei negozietti di street food. Io oggi volevo fare proprio qualcosa, volevo cucinare insieme a voi e quindi via di salato e facciamo il piatto preferito di Shoto Todoroki, ovvero la soba fredda. Iniziamo preparando il mensuyu mettendo in un pentolino 120 ml di acqua, andrebbe il sake, ma vabbè, io l'ho finito, 270 ml di mirin, 350 ml di salsa di soia e un 10 g di preparato per brodo dashi. Più o meno queste dosi, cioè, vi bastano anche per 4 persone in realtà. Portiamo tutto a ebollizione e lasciamo raffreddare. Adesso basta cucinare la soba seguendo le indicazioni sulla confezione ed è fatta. Come avete visto, ragazzi, è facilissimo, quindi lo potete fare anche voi a casa molto molto tranquillamente. Cioè, se ci riesco io veramente ce la potete fare anche voi. E adesso andiamo a impiattare. Allora, mettiamo i nostri spaghetti di soba su un piatto piano. In Giappone usano quello in legno con questo tappetino di bambù per far scolare per bene il brodo. Noi ci accontentiamo di quello che abbiamo. Ecco qui, ovviamente, cioè, ne ho fatta poca, è solo per me, è mattina, non so nemmeno come mi chiamo, non so nemmeno come sto riuscendo a fare tutto ciò in questo momento. E ragazzi, a questo punto, per assaporare, basta veramente solo intingere all'interno del brodo. Quindi bacchetti alla mano e andiamo ad assaggiare. Allora, tra l'altro nella ciotolina con il brodo ho messo anche un po' di cipollotto, così. Allora, andiamo ad intingere. Eccolo qua, sgocciola tutto, adesso sicuramente farò un bordello. Cavolo! È veramente buona. Allora, il brodo è tiepido, non è freddo, cioè mentre cuocevo la pasta non si è raffreddato del tutto, però è veramente saporito. Come avete visto, infatti, nell'acqua noi non abbiamo messo alcun tipo di sale, perché è contenuto nella salsa di soia e infatti è tutto perfettamente equilibrato. Questo, ragazzi, mangiato d'estate poi alla fine, perché è fresco, cioè è un piatto estivo questo, noi siamo mezza primavera ormai, almeno da me inizia a far caldo, ci sta veramente alla grande. Adesso, raga, io mi finisco la mia colazione e poi vado a fare la spesa, vado a comprare la carne per il katsudon di Deku, non pensate male, già vi vedo, e poi per cena faremo il tofu piccante, poi anche lì vedrete, non sarà proprio il mappo tofu che mangia Bakugo, ma sarà una versione molto italianizzata. Buon appetito! Veramente buono! Ed eccoci qui, ragazzi, e mettiamoci subito all'opera con la seconda ricetta da My Hero Academia di oggi, ovvero il katsudon di Deku, la ricetta più facile, in quanto si tratta solo di una cotoletta di maiale. Basta infatti prendere una cotoletta di maiale e passarla prima nella farina, poi nell'uovo sbattuto e infine nel panko. Questa effettivamente, ragazzi, è l'unica differenza rispetto alle nostre cotolette. Il panko, che tra l'altro, vabbè, vi lascio in descrizione, non è altro che pan grattato super crispy fatto di scaglie di pane praticamente. Poi vedrete, verrà una cosa super succosa dentro e super crunchy fuori. A questo punto basta friggere in olio di semi per 5 minuti per far cuocere e lasciare asciugare su carta assorbente. Nel frattempo che la cotoletta si raffredda, per tagliarla faccio un uovo e lo adagio sul gohan preparato da mia sorella mentre andavo a fare la spesa. Per la ricetta del riso, ragazzi, vi rimando a questo video, lo trovate comunque in descrizione nelle varie playlist del canale, così saprete per bene come rifarlo anche voi a casa, ma ragazzi, sono cose semplicissime da fare. Ed ecco qui, ragazzi, il katsudon di Deku, che All Might gli dona, lo abbiamo visto anche forse negli episodi adesso dell'anime. Andiamo ad assaggiare, ma ragazzi, fuori è super crispy, ho l'acquolina in bocca, e dentro invece è super succoso. Allora, è delizioso! Allora, io non sono uno chef, io sono solo un idiota che si diverte su internet. Però porca vacca, è facilissimo da fare e viene un sapore veramente interessante. È una cotoletta alla fine, però il panko da fuori dà una croccantezza speciale.
che sì, magari hanno anche le nostre cotolette in alcuni casi, ma questa, ragazzi, è super. Cioè, c'ho l'acquolina in bocca, non riesco a parlare, fatemi mangiare. Sotto, come avete visto, ho fatto anche un uovo, giusto così, in padella. Anche questo ci sta, poi con il riso si sposa veramente bene. Io adesso finisco di mangiare e noi ci vediamo stasera con l'ultima ricetta del video di oggi. La ricetta del Mapo Tofu, circa un tofu all'arrabbiata, lo facciamo. Insomma, dedicata a Bakugo. Buon appetito! Nell'anime, ragazzi, Kachan mangia il Mapo Tofu, ma noi oggi proviamo a farne una versione, diciamo, italianizzata. Ovvero faremo un tofu all'arrabbiata, faremo un sugo piccante nel quale poi andremo a immergerci il nostro tofu, dedicato proprio tutto, con tutto il cuore, al nostro caro Kachan. Iniziamo quindi andando a tagliare il tofu e a preparare il sugo. Metto in pentola olio e soffriggo, ragazzi, con cipolla tritata e peperoncini, cioè proprio incandescenti come Bakugo. Quando tutto è più o meno dorato, aggiungo la polpa di pomodoro, un po' di sale e pepe, fa sempre bene, e lascio sobbollire circa per una ventina di minuti. Nel frattempo basta bollire il tofu e quando è tutto pronto compongo decorando ancora una volta con il cipollotto. Ed eccoci qui, ragazzi, buon appetito, buona cena a voi. Io ceno alle 5 del pomeriggio perché poi la sera lavorando poi non mi va di mangiare troppo tardi, però proviamo. Allora, avrei potuto farlo effettivamente molto molto più piccante. Ci ho messo 2-3 peperoncini in croce, avrei potuto usare anche quelli dell'orto delle zie, sarebbe venuto una bomba, però vi devo dire che non è assolutamente male, anzi è delizioso anche per questa ricetta. C'ho l'acquolina in bocca. Veramente. Buono. Il tofu, le mie grandi doti descrittive, no, è veramente, veramente succoso. Il tofu è bello morbido in quanto l'abbiamo bollito giusto per qualche minuto. E anche il sugo è tanta roba. Era sugo che avevo bollito precedentemente. Ci ho messo, come avete visto, un po' di cipolla, ho messo anche un po' di prezzemolino tritato e vi devo dire che è veramente gustoso. Ragazzi, l'avrei potuto fare più piccante? Sì, ma non ci lamentiamo, anche perché a me il piccante fa un effetto un po' collaterale, mi fa andare in bagno, quindi dovendo andare a lavorare è meglio così. In questo video dunque, ragazzi, abbiamo visto come la cucina può anche essere divertimento. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle ricette da My Hero Academia, a volte anche italianizzandole un pochino, ma dal sapore comunque estremamente gustoso. Fatemi sapere, ragazzi, soprattutto nei commenti, se vi piacerebbe avere una parte 2 di questo video dove magari andiamo a provare il cibo degli anime per 24 ore direttamente a Tokyo. Tra un mese parto, perciò si potrebbe fare. Io adesso ceno, poi vado al lavoro e, ragazzi, spero con tutto me stesso che questo video vi sia piaciuto come a me sono piaciuti i piatti che ho preparato. Quindi un botto, ci vediamo alla prossima!